Blockchain è una tecnologia sicuramente lanciata da questa iniziativa di questo anonimo Satoshi Nakamoto in campo monetario, che però mette direttamente in un'applicazione specifica che si dimostra essere stata di successo tutta una serie di approfondimenti, di studi e di sviluppo che erano stati fatti in passato, che vanno dall'hashing alla tecnologia della criptazione e tante altre cose. Quindi la capacità che ha avuto questo ideatore, ripeto, rimane sconosciuto, di mettere insieme varie metodologie e quindi realizzare un prodotto che poi ha avuto ovviamente successo. Quindi è stata un'applicazione specifica il Bitcoin, dopodiché ci si è resi conto che quello che era caratterizzante il Bitcoin fosse la blockchain, e quindi si sta sviluppando ora la tecnologia della blockchain. Devo dire che dal mio punto di vista, forse in futuro, più che parlare di blockchain, dovremmo parlare di blocktree, vale a dire qualcosa che, piuttosto che essere una catena di blocchi, comincerà ad essere un albero di blocchi, dove albero è la definizione ovviamente matematica di albero. In particolare la mia disciplina, che si chiama informatica economico-finanziaria, descrive l'interesse per le applicazioni in campo economico e finanziario dell'informatica. Di fatto sono quasi 20 anni che mi occupo di questo, e quindi nell'università, in particolare della Calabria, già parecchi anni fa avevamo sviluppato degli esempi, degli esperimenti, avevamo creato qualcosa che oggi ormai dobbiamo dire molto lontanamente simile alla blockchain, e quindi si studiava queste applicazioni in campo economico-finanziario della tecnologia informatica, e quindi man mano che le cose succedono le dobbiamo seguire, e quindi ci siamo trovati coinvolti in maniera naturale. Chiaramente l'informatica economico-finanziaria non è solo la blockchain, in particolare ci siamo occupati, e credo che ci sarà in futuro un'interazione forte, di XBRL, che sarebbe il linguaggio di rappresentazione dei dati economici nell'attività delle aziende. E un altro aspetto che assume una rilevanza, a mio avviso importante, è l'intelligenza artificiale. In particolare nell'Università della Calabria esiste un gruppo molto interessante di colleghi che porta avanti le tematiche dell'intelligenza artificiale, che speriamo che riescano anche a fornire un contributo nei futuri sviluppi della blockchain. Perché ha consentito a molte persone di rendersi conto che, mettendo insieme aspetti completamente, più che completamente, apparentemente diversi di tecnologia, sempre in ambito digitale, si potesse creare uno strumento realmente innovativo. A questo punto la blockchain, per comunque essa poi si svilupperà nel futuro, è diventato un oggetto autonomo nel pensiero, e sicuramente il fatto poi di aver messo in evidenza il ruolo che si chiama coin nelle sue applicazioni, cioè moneta, ha creato quel fascino di attrazione che io dico sfortunatamente alla moneta, ma che comunque nell'economia ha un impatto superiore purtroppo a qualsiasi altra cosa. Quindi l'importanza è che le persone percepiscano la blockchain come qualcosa che crea ricchezza, a prescindere se questo sia vero o meno, però questo probabilmente ne ha creato il successo, e ancora per molto tempo ne determinerà il successo, anche se non si applicherà solamente al campo finanziario.
quello che ha creato blockchain è di aprire probabilmente la mente a un numero rilevante di persone, permettendogli di creare innovazione totalmente slegata dalla partecipazione ad organizzazioni. Quindi l'idea di base di blockchain, che è quella della mancanza di un'autorità centrale, in realtà è stata ancora maggiormente trasformata in quella che chiunque, purché ne abbia le capacità tecniche, ma anche il singolo, possa creare qualcosa di assolutamente, direi, rivoluzionario, perché sconvolge gli equilibri. Continuiamo a dare l'esempio. Chiaramente, nel momento in cui si può creare una moneta o qualcosa che funzioni come strumento di scambio economico, e questo lo possa fare chiunque senza bisogno di essere inserito nel circuito finanziario, chiaramente ha messo in moto, penso io, le migliori intelligenze, mi faccia dire così, al mondo. E quindi che cosa succede? Non lo so. E noi, però nessuno credo che glielo sappia dire.